Si è conclusa sabato 30 maggio la stagione teatrale del Piermarini di Matelica. Il direttore artistico di Ruvido Teatro e regista Fabio Bonzo ha scelto di chiudere in bellezza portando in scena Festa, una rappresentazione che ha visto come protagonisti attori in erba, vale a dire ragazzi matelicesi e non, che da qualche anno ormai seguono i suoi corsi. Molti i volti noti che il pubblico ha potuto riconoscere e che oltre a metterci la faccia, questa volta si sono occupati anche delle luci, dei costumi e della scenografia. Tema dello spettacolo, la festa intesa nei suoi molteplici significati. Festa di piazza, ma anche festa intima, dell'anima, dei desideri che ognuno di noi cela nel cuore. E via di seguito come una cavalcata dentro i meccanismi della festa dei secoli, dove il teatro diventa il tramite di una grande forza evocativa. Lo spettacolo nasce da un lavoro fatto assieme con gli attori sull'analisi della festa. E abbiamo visto che la festa in molti casi parte da una tragedia che poi lentamente e inesorabilmente si trasforma in festa per sopravvivere, per poter vivere, come nella scena di Vukovar, dove la guerra non riesce a levar via, a cambiare i sentimenti delle persone, la voglia di vivere, la voglia anche di ricominciare. E poi abbiamo messo la storia di Troia, perché il cavallo da un momento di festa diventa un momento di tragedia. E poi abbiamo fatto l'incursione sull'Argentina perché ci sembrava interessante lavorare anche sulle tradizioni marchigiane dell'emigrazione e quindi da una situazione anche quella di disagio, di sofferenza, passare poi al tango come momento di festa. Poi abbiamo fatto l'incursione nel dialetto, che non è il mio campo perché non sono marchigiano, però i ragazzi sono stati bravi a scrivere i testi perché ci sembrava giusto raccontare il cantamaccio, che è una tradizione un po' di tutto il centro Italia, ma anche marchigiano, quindi il cantamaccio che diventa un momento di incontro tra la comunità, momento di festa e di racconto e anche di canto. E abbiamo finito con un pezzo tratto da un libro di Baricco che racconta la festa come un momento di attesa, un momento di spasmo insieme verso l'esplosione finale quando arriva la banda e coinvolge tutti nel momento finale di festa. L'appuntamento ora è per un nuovo evento fuori stagione, la messa in scena di Medea, per la regia sempre di Fabio Bonzo, ma questa volta con gli allievi del primo anno del suo corso.